L'atmosfera di Natale entra nel vivo domani 8 dicembre con gli appuntamenti del Natale che non ti aspetti dislocati nella provincia di Pesaro Urbino. Il profumo del vin brulè e delle caldarrosse, dei dolciumi e del visciolato e quelli più buoni delle tipicità locali con i mercatini più belli del centro Italia per tante idee regalo. E poi borghi addobbati e un trionfo di luce e luminarie per una festa dell'Immacolata all'insegna degli eventi in vista del Natale. Già nello scorso fine settimana è stata registrata una grande partecipazione. Sì, con grande emozione e anche con grande fatica, però diciamo che possiamo riscontrare circa nelle due giornate almeno 25.000 presenze. E sia turismo di prossimità, quindi turismo che proviene dalla regione, ma tanti turisti da tutta Italia. Insomma, vedere riconosciuti, oramai diciamo che siamo riconosciuti come il mercatino, i mercatini più importanti del centro Italia, perché da nord a sud vediamo veramente tanti pullman, tanti turisti, tanti camperisti, tante famiglie venire nei nostri mercatini, nelle nostre manifestazioni, che poi non sono solo mercatini, e io credo che possiamo dire che con la rete del Natale che non ti aspetti stiamo componendo un puzzle, perché ogni mercatino ha la propria peculiarità, ogni proloco, ogni borgo ha la propria peculiarità e ci sono cose differenti da un borgo all'altro. Quindi questo credo che ci rende sempre di più attrattivi nel tempo, e non a caso siamo con Bolzano in accordo per firmare un gemellaggio tra le due località, cioè tra il Comitato Proloco Pesaro Urbino e l'azienda di soggiorno di Bolzano, per firmare un protocollo d'intesa e di collaborazione tra i due mercatini, che sono i mercatini più importanti d'Italia. Ma c'è anche un'altra sorpresa che annuncia il presidente del Proloco Damiano Bartocetti. Infatti, grazie al contributo e alla collaborazione con la Regione Marche, domani al Castello di Frontone verrà presentato il testimonial del Natale che non ti aspetti, con la massima attenzione alla salute e nel rispetto delle normative sanitarie. Poi, aggiunto Bartocetti, stiamo tornando a vivere le feste come tradizione e costruire opportunità di lavoro per tante piccole imprese del territorio, grazie alle centinaia di volontari che lavorano costantemente per garantire le più belle atmosfere natalizie. Invece con l'entrata in vigore del Super Green Pass è cambiato qualcosa? Qualcosina, cose da poco. Comunque troverete tutto nel nostro sito. Oggi verrà caricato dai nostri consiglieri tutto un vademecum rispettivo a ogni località, perché ogni località avrà la sua differenziazione, non tanto per la legge ma per il tipo di evento. Se l'evento è circoscritto ci sarà il controllo specifico sul Green Pass, se l'evento è al chiuso ci sarà il Super Green Pass, se parliamo di evento all'aperto e non circoscritto è obbligatorio avere il Green Pass, ma non ci sarà il controllo all'ingresso. E comunque raccomandiamo a tutti sempre, questa è una nostra raccomandazione, di mantenere la mascherina anche nei luoghi all'aperto dove c'è l'affollamento, perché è importante, proteggiamo noi e proteggiamo gli altri.